E poi io mi auguro che ci sia anche una testimonianza da parte di coloro che volendosi vaccinare possono trasmettere un messaggio di tranquillità al resto della popolazione. Noi dobbiamo uscire dal tunnel e dal tunnel si esce con la vaccinazione, per cui l'invito caloroso è quello di utilizzare questa grande opportunità per toglierci da questo incubo che viviamo da un anno. Sicuramente è un rafforzamento della rete delle emergenze, le terapie intensive, oggi destinata al Covid e quando avremmo superato questa fase destinata al resto dell'emergenza urgenza, per cui sicuramente è un potenziamento, è maggior sicurezza per i pazienti, per gli operatori, per i cittadini. Senta Assessore, per quanto riguarda la questione di AstraZeneca, adesso ecco, i tre giorni persi si recupereranno in qualche modo, ma la fiducia dei cittadini che diciamo si è persa un po' nella confusione di questi giorni, come si potrà recuperare? Voi state prevedendo delle disdette che ci saranno o ci sono già state in questi giorni? Noi ne abbiamo avute poche, devo essere sincero, di disdette. E la fiducia si recupera con dando un'informazione chiara, trasparente, questo è stato già fatto e verrà fatto anche nella giornata odierna da parte degli organi competenti, Ministero della Salute e AIFA, e poi io mi auguro che ci sia anche una testimonianza da parte di coloro che volendosi vaccinare possono trasmettere un messaggio di tranquillità al resto della popolazione. Noi dobbiamo uscire dal tunnel e dal tunnel si esce con la vaccinazione, per cui l'invito caloroso è quello di utilizzare questa grande opportunità per toglierci da questo incubo che viviamo da un anno. Appuntamenti persi, c'è una tempistica di quanto? Una settimana recuperiamo tutto, i cittadini non devono far nulla, riceveranno un SMS dove verrà riprogrammato con lo stesso luogo precedente dove avevano preso l'appuntamento. Rispetto alle forniture di AstraZeneca e anche degli altri vaccini che sappiamo che scarseggiavano? Allora, nel mese di aprile avverrà questo, avremo un lieve aumento delle forniture Pfizer e un lieve decremento delle forniture AstraZeneca, questo è quello che diciamo è previsto nella programmazione. E complessivamente parlando andiamo a un incremento, dovremmo andare a un incremento di circa un 30% complessivo, ecco, questo nel mese di aprile. Ovviamente noi siamo pronti a incrementare sin da subito il livello delle somministrazioni. Noi prima dello stop viaggiavamo intorno alle 23.000 al giorno. Siamo pronti non solo a riprendere quel livello, ma andare anche ben oltre questo quantitativo.